Lei è un ladro? Assolutamente no. Proprio non mi sento un ladro, non credo che si scoprirà che sono un ladro. Di sicuro, come ho detto nei giorni precedenti, sono una persona che ha avuto grandi responsabilità, gestito una mole ingente di denaro. Potranno accusarmi di averlo fatto con una certa leggerezza, potranno accusare anche i miei colleghi di averlo utilizzato in modo per ora definito improprio, ma di certo non mi ci sento e non lo sono. E perché restituire allora dei soldi, cosa che mi sembra che sia emerso negli ultimi giorni, se non sono frutto di un ladrocinio? Guardi, intanto è stata Le chiedo se questa è un'ammissione indiretta di colpevolezza. Credo proprio di no, nel senso che intanto è stata una dichiarazione dell'avvocato Taormina che io ho condiviso. Condivide. L'ha fatta lui, insomma, l'ho condivisa, nel senso che se la questione, e bene lo dicevate negli interventi all'inizio, è non solo una questione penale per la quale c'è un procedimento in corso e dove obbligatoriamente risponderemo, ma è una questione di immagine della politica. Alcuni le fanno molto peggio degli altri. Ma cosa fanno? Cosa fanno di molto peggio? Ma molti li ha trovati citati, diciamo le feste viste da maiale, 150.000 euro la stessa. Ma le feste da maiale, se le sono dei suoi domani. Ma possiamo dire lo dice lui. Scusa Nicola, dire una cosa importantissima. Fatemi rispondere a questa domanda. Faccio rispondere a questa domanda. Perché devo difendere De Romani. Lei ha detto, lo dice lei. Lei è amico di De Romani. No, è assente. Lei ha detto, lo dice lei. Quindi lei sospetta che quella festa con i maiali da 75.000 euro sia stata pagata con soldi 20.000, che vengono dalla politica? Vengono dalla politica i soldi. Vada a controllare i bilanci di un'associazione che si chiama Amici dei Giovani del PPE e veda come hanno speso i soldi. Ma quella è un'associazione. Cioè vengono dall'acqua i soldi? Io non so, vengono. Io sicuramente ho finanziato un'associazione, che attività fa? La vado a controllare. Un'associazione civetta. È così bravo a vedere le mie le cose, non si andava a giro. Vuol dire che era un'associazione civetta con cui De Romani si incassava i soldi. No, io questo non lo so. Io pensavo fosse l'associazione europea dei giovani del PPE, però non. Guardi, ora ci squilla il telefono. Lei è sicuro di quello che sta dicendo? Sì. Ci chiamerà De Romani? Ma non lo so, lo salutiamo. Però di sicuro non sto dicendo una cosa fuori luogo. Quindi se lei può essere sospetto, sicuro. Aspetta, traduciamo in italiano. Lei ha il sospetto. Io queste cose l'ho già segnalate. Sì, no, ma lo stiamo dicendo ai cittadini. Non ne parlo nei dettagli perché l'ho segnalate agli inquirenti. Però stiamo spiegando. Alla base della mia segnalazione c'era una serie di spese per le quali non c'era né una giustificazione effettiva né le ritenevo attinenti alle spese del gruppo. Yeah.